Buongiorno, aspetta che mi giro perché non c'ho più il bastoncino, sono già tre che me ne perdo. Oggi è mercoledì 23 febbraio 2022, siamo tra Manzana e Cerveteri, siamo lungo il fosso del Norcino e dobbiamo cercare, andiamo alla ricerca della cascata cosiddetta, come si chiamava? Salto della Ah, Capra. Salto della Capra, il Salto della Capra. Quindi proviamo a cercare questa famosa cascata. Ma vediamo, qui sono tutte stradine, tutti stradelli, tutte montagnette, c'hanno tutti un nome strano queste montagne qui intorno. Siamo nella zona dei Sassi dei Furbara, una località sasso tra Manziana e Cerveteri. Altri tre stanno davanti, che è Pino Stefania e a Pulsatilla, siamo qui Riccardo e saremo più avanti. Ok, cerchiamo il primo passaggetto, va. Ok, qui si entra, infatti c'è un cartello che dice cani da guardia, attenzione, non correre, scendi dalla bici, tieni il tuo cane al guinzaglio e stai lontano dalle pecore. Ma noi Dalle pecore, rispettiamo certo, tutto, quindi i greci ci hanno possiamo vestiti. andare. Lei è Pulsatilla, Ciao. Pulsatilla Montana, Una volta una volta. siamo messi a abbaiare, sono stati fermi, Ma pensa, quando? pecore. Quando è stata fatta l'altra volta? Io vengo su. A un Questa vecchia certo punto struttura, faccio. durante la seconda guerra Anch'io. mondiale, era un Io sto dicendo carcere, niente, ma ti sembra una cosa che poi è normale? stata Dimmi che riadattata tu non a vuoi stalla chiamare ultimamente, agli credo. animali. Ma questo Forse era gli animali io voglio bene, è ma ai nata, è ladroni nata io voglio come bene, perché capiscono un un cazzo. carcere della seconda guerra mondiale, dove venivano deportati No, i io prigionieri sono della zona. rimasto bene. No, perché i Vedete? Adesso cani sono sono rimasti qua, solo eh. i resti di questo carcere. Lì c'è un bel fontanile invece. Eccolo qua. Guarda, con le gambe che vedi subito che sono Questo era il vecchio cani. carcere. Dove ti dagli occhi? Sì, vabbè, ma questi che però Ok. la guardia mia, Questo è quindi. il Monte Mandrione. Invece vai dentro Ok. il Oh, monte, posso ma qui c'è sta entrare? una targa, che c'è scritto? Guardate il bel fontanile. Allora, i fratelli Patrizi costrussero, c'è scritto, costrussero, ma questa fonte del 1699. Come dalla scrizione originale, perché c'è l'ombra, non riuscivo a leggere, originale, ora murata in Castel Giuliano, arrivarono di già sofferte incursioni latresche. Acqua potabile, infatti è talmente potabile che l'acqua non c'è sta. Quello è via del Fosso del Norcino, quello porta alla cascata del Norcino, porta. Eccola. Quello porta giù a Cerveteri, a cascata del Norcino. Ok. Sempre lungo questa sterrata alla ricerca del salto della capra. Finora siamo messi i sarti delle pecore, perché ci stavano i pecore chi i cani. C'è una baia, questa quanta carne c'era buttata per terra. Ecco perché ci abbaiava il cane, mica per i pecore, pure si mangiava la roba. Riccardo, vediamo un po'. Ah, eccolo. Ed ecco Riccardo, torna dalle terme di Nerone. Ed eccoci qua in discesa nel fosso del Norcino verso il fiume Turbino, che poi è quello che forma le cascatelle, anche la cascata quella più famosa, in questo momento non mi viene in mente, la cascata del Norcino, eccola com'era, la popola cascata del Norcino, formata dal fiume Turbino. Ha fatto tutto rima qui, oh. Comunque mi sono scordato la maglietta fotografica, eh. Più che altro me la sono voluta portare, mannate, portarmi il peso. Vabbè. Siamo sempre in discesa verso il fiume Turbino. Ok, stiamo risalendo il fiume Turbino. Eccoci qua, proprio lungo il fiume. Se è possibile, cercheremo di salirlo il più possibile alla ricerca di questa famosa ormai cascata. Se esiste. Sarà vera o sarà una leggenda? Sarà un'agenda. Chi vivrà vedrà. Andiamo avanti e vedremo, via. Forza con questa risalita verso Dai, il eh. Turbino. Come va? Bellissimo, Come ci sono arrivato. va la vita adesso? Ci sarebbe qualche sasso. Perché fa? Magari arrivo con Simpoliamo, l'acqua. dai, Simpoliamo. Ah, Antonella fa raccolta dei sassi, sì. Passaggetto lungo il fiume. Attraversamento di fiume. Ecco. Perfetto, sei salita.
sei salita, hai attraversato. Riusciranno i nostri eroi? Bene. Tutti i sassi e il tronco. Quel tronco è buono e poi qui si continua, vedete le liane di Tarzan. Questa è la liana di Tarzan, eh? Lo ricordi? Questa è la liana. Sì, l'acqua puzza qua, è acqua ferma, eh. Sì, sono tutte pozze, so, perché vedi, questa è acqua putrida proprio, eh. Sì, sono stati tagliati, quindi qualcuno qui è passato. No, da qui no, passaggio sbarrato, via, niente. Ecco lì si passa. Dove? Qua, non so io. Ma tenna su quelle roccette lì. Se c'erano due sassetti dentro l'acqua. Ragazzuoli. No, non finita no, però no, perché abbiamo sentito il rumore della cascata qui dietro, proprio dietro quest'anza qui. C'è un rumore di una cascata, quindi stiamo in zona cascata. Porca miseria. Però purtroppo l'acqua prende tutto il letto del fiume, l'acqua è alta. Non è neanche tanto alta, quindi con gli stivali ci passavi, ma noi stivali ce l'avevamo, quindi ci dobbiamo accontentare. Adesso vediamo comunque. Sì. Ok, cerchiamo di arrampicarci sulla sponda destra per poi raggiungere quell'anza di fiume là dietro, che sembra ci sia tipo una spiaggetta, insomma, tutti i sassi ci stanno. Quindi adesso proviamo ad aggirare quest'anza del fiume, che poi dietro, se sente il rumore della cascata, dovrebbe essere quella, dovrebbe. Ok, adesso vedi che sta davanti Riccardo, adesso arrivo anch'io. Dove, via? Eh sì, ce lo sai, ce l'avevo, se torni indietro ci buttiamo un paio di sassi per appoggiare i piedi. Io con te lei ci butto un paio di sassi io. Anche se riesci a appoggiare un piede, ti fa passare quel pezzetto. Perché sai che ci ha fregato Riccardo, c'hai le gambe lunghe Riccardo. Torna dietro, buttiamoci due sassi, via qua. Abbiamo fatto più della metà per arrivare. Sì. Ok ragazzi, guardate dove siamo arrivati, non siamo arrivati ancora alla cascata della capra, ma anche questa è da capretta. Anche perché, per arrivare qui abbiamo dovuto scala come le pecore, come le capre, quindi che io vuoi dire? Fammi fare sto filmino, va. Comunque questa la potremmo chiamare la capretta allora, via. Se è quella che dovevano vedere, la capra, non so se ci riusciamo a arrivare, che dovremmo salire di sopra qui adesso noi. E riscendere dall'altra parte e poi proseguire lungo il fosso. Vabbè, mo vediamo quello che esce fuori. Guardate qua, primo laghetto, cascata. Certo, questo quando c'è acqua è uno spettacolo. Prima cascata, primo laghetto, secondo laghetto e terzo laghetto. Se siamo saliti qui con le corde, in pratica stiamo sopra gli strapiombi qui. Ok, scendiamo. Vedete il vino che sta riscende. Ecco qua, stiamo scendendo con la corda doppia, vedete? Riccardo sta a recuperare la corda. Raga, era molto 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 ripido. Infatti già siamo scesi dalla parte più bassa al primo laghetto. Guarda quanto è alto. Oddio, stava andando a lungo. Che miseria. Ok. Ci ho rimesso una corda là, Pi. Ci ho messo il cordino per salire. Dove siamo scesi? Dove siamo scesi? Ci ho messo un cordino. Ok, andiamo avanti. Ragazzuoli, in pratica stiamo risalendo una cascata asciutta, per cercare di arrivare a quell'altra cascata, questa qui, vedete, mamma mia, che belve che sei, ma eh? Stiamo risalendo anche le cascate asciutte, ma risalimo tutto, non ci frega più niente. Ecco là anche Antonella, via. Olè. Ok, adesso siamo sopra a quella cascata di prima, vedete? Ecco qua il laghetto, la cascata sta proprio qua, si sente il rumore, come faccio un attimo silenzio. Secondo me la cascata della capra, il salto della capra è questa qua. Passata a destra, non ci passate sul sfio, che lì. Da qua si dovrebbe vedere. Comunque, dicevo, o è questa, secondo me è questa, o è questa, no, comunque adesso risaliamo a monte, mo e vedremo se troviamo un'altra casa, se no è questa qua. Vedete tutti gli alberi, sono tutti con i cartellini, la numero 1, no, questa è la lettera I, sono tutti segnati con le lettere e con i numeri. Mi sa forse la battuta di caccia, sulle postazioni di cacciatori, credo, eh. Adesso siamo proprio sopra quella cascata di prima. Mamma mia che sfaticaccia che stiamo a fare. Eccola qua, ecco il salto, vedete? Siamo sopra al salto di roccia.
Adesso proviamo a risalire ancora al fiume e vedere se troviamo un'altra cascata, altrimenti il salto della capra, la famosa cascata è questa qua. Perché poi non ci sono foto in rete, quindi guardate che spettacolo. E questo secondo me è il salto della capra. Bellissimo. Fiume Turbino. Pure per me. La foto che ho visto su cosa? È questa la foto? Sì, è quella. Ok, guardate la cascata della capra, perché questa è la capra morta. La capra, com'era? La capra morta, no? È salto della capra. La capra morta. Mi ricordava la capra, non mi ricordavo se faceva il salto o era morta. Spettacolo, un salto, due salti, tre salti, quattro salti c'ha. Piccoli ma tutti belli, poi c'ha uno, due, tre, quattro laghetti. Quattro sarti e quattro laghetti. Spettacolo. Adesso risaliamo il fosso, via. Vediamo se per caso ce n'è un'altra, ma non credo. Sì, vabbè, un altro passiamo qui sopra. Comunque, siamo sempre lungo il fosso del Turbino. No del Turbino, del Turbino. E alla ricerca di altre cascate, ma non credo che poi ce ne siano altre. Comunque, va bene, noi continuiamo. Ma dai, mi sta la cascata, ci ha fatto... Questa non è una baby? Ah, baby? Mini! Manco baby, mini! Ok, perché vedo che la valle si sta aprì. Quindi, sai, che ormai... Dove se va più alto, stanno l'alberi in questa vicina. Dove? Vabbè, questo dovrebbe essere l'ultimo passaggio sul fiume Turbino. La cascata della capra l'abbiamo trovata, che era quella. Abbiamo risalito tutto il fiume, quindi... Non ci siamo sbagliati, quindi adesso vedete questa lanza del fiume fa boom, va più avanti a 200-300 metri, forma la cascata della capra. Adesso dovremmo prendere una sterrata che sta qua sopra, dove ho cercato di individuarla, e poi cerchiamo di individuare questa strada per ritornare al punto di partenza. Ok ragazzuoli, e con un fuori sentiero anche. Ha detto Riccardo che c'è le sarcicette de Nor... no de Norcia, de Patrica, quindi ha detto ci fa assaggiare la sarcicetta de Patrica. Comunque siamo usciti dal fosso del Norcino, ecco, stiamo a parlare di sarcicce, il Norcino, fatto apposta, siamo usciti dal fosso del Norcino, quindi dove abbiamo fatto la cascata della capra, che era quella che io pensavo che non era, invece quella, perché dopo abbiamo risalito tutto il fosso, e non ce n'erano più, finiti proprio alla sorgente, proprio siamo arrivati. E adesso ce ne andiamo verso la macchina e poi facciamo anche la cascata del Monte Tosto, o detta anche cascata del Norcino. Noi non lasciamo dietro niente. Ok, adesso siamo diretti alla cascata di Monte Tosto. Guardate che panorama qui, sempre sui Monti Ceriti. Sì, questo è il Belvedere. C'è anche il Monte Belvedere, eh? Sì, no, può essere, c'è, sta lì sopra, lì, sopra le cascate dei Cerveteri. Ragazzi, questo è il Monte Tosto, quelle sono le montagne sopra le cascate di Cerveteri, 5 cascate, stanno lì dietro le cascate dei Cerveteri. Ora ci andiamo al Monte Tosto, poi ci andiamo a vedere quelle rocce là, che potrebbe essere una falesia. Dovrebbe essere una falesia. Ed eccoci arrivati alla quercia secolare. Si calcola che questa quercia abbia almeno 300 anni, giusto? Tra i 300 e i 400 anni. Questa è una quercia secolare. È enorme, ragazzi, al video non ve ne rendete conto, ma se sentiamo qua a abbracciarla c'erano tre persone. È enorme proprio, guarda che bestia. Yeah. Guarda, va. Guarda che roba, via, oh, è gigante. Cioè in pratica ogni ramo è come un tronco di un albero. Ecco i pareti. Dove andiamo a vedere queste pareti? Dopo tocca trovare un posto per passare qui in mezzo al fosso del Norcino. Vedi? A parte quelle sono quelle in alto, poi andiamo a vedere se sono quelle in basso. Vabbè, quercia secolare, 3/400 anni. Ok ragazzuoli, siamo arrivati alla cascata di Monte Tosto. Cascata di... Olè. A forza di chiedere, oggi tutto sempre Norcino, ma i sarcicci non stanno. Eccola qua. Fosso del Norcino,
fiume, com'era? Fiume Turbino? Fiume Turbino. Fiume Turbino, cascata di Monte Tosto. Questa è la cascata di Monte Tosto. Adesso attraversiamo un attimo il fiume qua, facendo molta attenzione sui sassi, che non si girano. Ecco qua. Poi montiamo anche al salto superiore, saliamo anche sul salto superiore della cascata. Eccola qua. Ah, io sono andato a portata, oh! Cascata di Monte Tosto, bellissimo laghetto. Ora si può anche salire là. Salire lì, è proprio sotto la cascata, ora ci andiamo, via. Ok, ma scusate, aspetta, faccio un attimo il video e arrivo. Vado fin sotto la cascata, facendo molta attenzione, che qua è scivoloso. È un piccione, che è? Boh. Yuhu! Eccoci qua. Adesso vi porto al salto superiore della cascata. Ok, ragazzuoli, escursione finita, cascata Salto della Capra e cascata di Monte Tosto qui sui Monti Ceridi alle spalle mia. Vedete che bello? Dovrebbe essere una falesia. Siamo a Cerveteri sui Monti Ceridi, 15 chilometri, doppia cascata, tutti i passaggi lungo il fiume con le corde e tutto a posto. Così vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, basta la Lazio. Se beccamo la prossima, cisci, ti è becca del mare, va. Guarda il mare. Vedete il mare? Che spettacolo, eh?